si riparte con dati positivi, ma le problematiche sono sempre presenti e soprattutto vanno a colpire forse le realtà più piccole che fanno ancora più difficoltà, hanno avuto ancora più difficoltà nella ripartenza. C'è il problema del caro materie prime, c'è il problema del caro energia e c'è anche il problema della mancanza di manodopera che mette in difficoltà proprio la produzione delle aziende, la mancanza di manodopera che si è acuita, soprattutto è venuta alla luce negli ultimi 2 anni di pandemia, che ha messo in evidenza questa mancanza nel nostro sistema lavoro. A cui ci stiamo lavorando con il programma GOL, un programma che vede coinvolte in prima battuta le regioni che hanno le competenze nelle politiche attive. È un processo lungo, ma che deve vedere coinvolte anche le scuole, perché parte dall'orientamento scolastico, la formazione dei ragazzi e l'orientamento poi nel mondo del lavoro. Sul caro energia, insomma, le aziende si aspettano dal governo un aiuto importante. Sì, esatto, tanti miliardi sono già stati messi a disposizione e il decreto che è uscito negli ultimi giorni dal Consiglio dei Ministri danno un aiuto non solo alle aziende ma anche alle famiglie, ma diventa necessario rivedere il piano energetico nazionale per creare quell'indipendenza dalla Russia che oggi non c'è consentita, perché creerebbe il fermo della produzione, perché in questo momento non siamo in grado di sostenerla. Stiamo lavorando per creare un mix energetico diverso, sono stati fatti accordi con l'Angola, con l'Algeria e col Congo per ridurre l'indipendenza dalla Russia. Si sta lavorando sul potenziamento dei rigassificatori per potenziare momentaneamente le centrali a carbone e per sburocratizzare tutte quelle pratiche di energia rinnovabile che si erano rimaste bloccate. Quindi tutta una serie di operazioni che ovviamente non risolveranno il problema domani, ma che il Paese deve necessariamente portare avanti per una prospettiva futura del medio e lungo termine.